Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Alessandro e con oggi partiamo con una serie di video tutti dedicati alle vacanze, alle mie vacanze. Sono in pratica quasi un video al giorno che ho realizzato riprendendo sia dall'alto che dal basso che da sott'acqua tutte le zone che ho visitato quest'anno in Sardegna durante le vacanze con la mia famiglia. Vedrete delle piccole gag, vedrete delle piccole cose abbastanza divertenti, abbastanza simpatiche, ma vedrete soprattutto dall'alto immagini, video e località turistiche della zona, soprattutto centrale della Sardegna, che sicuramente, normalmente, non si vedrebbero mai. Io stesso che sono ormai anni, sono quasi 10 anni che vado a visitare quei luoghi e girare quelle spiagge, non avevo mai notato certe cose e capito e apprezzato quanto fossero belle quelle spiagge, quelle coste, quei luoghi o quei semplici anche monumenti o ruderi che ogni tanto mi è capitato di vedere spesso durante i miei spostamenti in auto con la mia famiglia. Vedrete tutte queste immagini, le ho raccolte a secondo delle località, le ho raccolte a secondo del giorno nel quale mi sono recato, quindi ho fatto proprio dei veri e propri vlog giornalieri, e quello di oggi è l'inizio, è la partenza di tutto. Dopo il video che avete visto, che vi lascio qua sopra, del viaggio per l'andata in nave con la mia famiglia, che era un'anteprima, una piccola preview di quello che praticamente si sarebbe visto nei giorni successivi, dopo questo video, compreso questo video, si inizia oggi con una spiaggia molto molto particolare e molto bella, ovvero la spiaggia di Cala Liberotto. Cala Liberotto, che è una zona, una spiaggia della Sardegna che si trova subito dopo il paese di Orosei. Se si prosegue sulla strada per salire verso il nord della costa della Sardegna, ed è la prima, possiamo definirla, particolare, perché è divisa idealmente da tre zone a seconda di, diciamo, come è in quel momento l'alta marea, con tre calette, una un po' più grande che in parte è occupata da una spiaggia, chiamiamola privata, che è dedicata a un residence, un crostone in mezzo di rocce, un promontorio non tanto alto perché si riesce a fare tranquillamente a piedi anche sotto al sole, quindi non è molto elevato, dove infatti da lì abbiamo fatto decollare il drone per fare il giro della spiaggia. Una zona più piccola, che è una piccola proprio conca, molto molto piccolina, tutta sassetti, quindi non più spiaggia, tutti sassolini, con un fondale incredibile, in quanto essendo molti sassi l'acqua è molto cristallina e molto trasparente. Un altro piccolo scoglio di divisione e poi un'altra ampissima scogliera con una spiaggia che è incredibile, davvero incredibile, sabbia molto fine, molto delicata, con zone attrezzate ma anche con zone non attrezzate, e quindi la possibilità di poter avere questa spiaggia tutta per noi. Ora basta, bando alle ciance come si usa dire, e vi lascio a queste fantastiche, fantastiche, meravigliose immagini, e ci vediamo a questo punto, credo con una cadenza di 2 o 3 giorni da un video all'altro, anche perché purtroppo rientrando al 100% ho sempre meno tempo da poter dedicare al montaggio dei video, avendo anche i video di tutorial e di recensioni di unboxing, ma credo che con una cadenza regolare di un paio di giorni dall'altro vi farò vedere tutte queste spiagge fantastiche, come avevo detto, sia dall'alto che dal basso. E ora stop alle parole e partiamo con le immagini. Thank you.
lasciate qui sotto un messaggio, lasciatemi pure un commento, sia per il video ma soprattutto per il post, che merita davvero, a parte quello che è il video. E vi ricordo come sempre, se non l'avete ancora fatto, di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella, così non perderete tutti i video che arriveranno a breve con tutti questi luoghi fantastici che abbiamo visitato quest'estate. E vi ricordo come sempre che l'iscrizione è gratuita, non vi costa nulla, ma per me è importante per continuare a poter portare questi contenuti sul canale. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video.